Amici di The Chasti, bentornati sul canale. Oggi test di benchmark su due dei Samsung più belli del momento. Stiamo parlando dei due gioielli Edge, sulla sinistra S6 Edge, sulla destra Edge Plus. Ovviamente uno è più piccolo, uno è più grande. Abbiamo davanti le colorazioni forse più belle presenti sul mercato, il Green Emerald di Edge normale, diciamo versione da 5,1 pollici, questo è Edge Emerald, mentre Edge Plus è nella colorazione Gold Platinum che abbiamo già visto nella versione flat, diciamo. Prima di iniziare il test di AnTuTu, direi di elencare le caratteristiche hardware dei due dispositivi. S6 Edge ha un processore 7420 Exynos Octa-Core, 3 GB di RAM, un display da 5,1 pollici, risoluzione Quad HD, una batteria da 2600 mAh, mentre S6 Edge Plus ha un display da 5,7 pollici, quindi più grande, ma ha la stessa risoluzione Quad HD. La RAM passa a 4 GB, una batteria da 3000 mAh, e il processore è lo stesso, sempre Exynos 7420 Octa-Core. Detto questo, direi di iniziare con il test di AnTuTu Benchmark. Andiamo ad avviarlo su entrambi i dispositivi e direi di iniziare con questa sfida a colpi di punteggi benchmark. Via! Test è finito, andiamo adesso a vedere i punteggi ottenuti dai due dispositivi. 71.031 per S6 Edge contro 70.973 per Edge Plus. Manca veramente poco per dire che i due telefoni totalizzano lo stesso punteggio. Stiamo parlando di veramente pochissimi punti di differenza, sono praticamente identici, quindi stesso processore, stessa risoluzione del display, portano S6 Edge e S6 Edge Plus allo stesso punteggio di benchmark, stessa potenza, stessa velocità di calcolo, stesse potenzialità, quindi pareggio fra i due dispositivi di Samsung. Per questa recensione sul canale di The Chasti è tutto, vi do appuntamento al prossimo video e quindi vi invito a seguire il canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao ragazzi!